pausa caffè piacevolissima. Siamo qui a Conversano, a Caffè Ristretto, e siamo in compagnia di Rossana Rodio, 20 anni, conversanese, che è reduce della sua esperienza a Veline, che però purtroppo non la vedrà arrivare sul bancone di Striscia. Rossana, ci vuoi raccontare com'è stata la tua esperienza? Sì, allora, è stata un'esperienza magnifica, ho fatto molte conoscenze, però è finita così, ma va bene lo stesso. Ci siamo divertiti tutti. Rossana, senti, ci vuoi raccontare com'è nata la tua partecipazione? Hai fatto tu domanda? No, la domanda non l'ho fatta io, anzi, io non avrei mai immaginato di fare neanche il provino. È mia cugina che ci ha pensato, lei mi ha iscritta, quasi, lei mi ha chiamato. Io ho fatto il provino e poi sono arrivata a Norcia a registrare e lì ho vinto. Quindi tu hai vinto a Norcia, quindi sei andata in semifinale, però poi lì le cose sono andate un attimino peggio. Sì, mi sono fermata a Riva del Garda. Senti, Rossana, tu cosa fai nella vita? Io faccio l'indossatrice e poi fine settimana faccio la fotomodella. Secondo te che cosa ti è mancato rispetto alle altre ragazze che in realtà adesso sono ancora in gara per il titolo di Veline? Non mi è mancato nulla, non mi manca tuttora nulla, né fisicamente né caratterialmente, però evidentemente le altre ragazze sono piaciute un po' di più. Sì, questa come risposta ufficiale, cioè, ma in realtà diciamo, tu raccomandi alle altre ragazze di andare a fare questo concorso, cioè, diciamo, le regole sono chiare. Sì, vabbè, io direi a tutti di provarci, anche perché è una bella esperienza. Perché no? Stai seguendo le puntate che stanno andando in onda in questi giorni? Sì, sì, non tutte, però vedo, faccio il possibile, appunto. Che idea ti sei fatta alle ragazze che sono arrivate in finale? No comment. Va bene, secondo te chi vincerà? Vincerà una bionda e una bruna. Sicuramente, un pronostico? Non mi ricordo i nomi. Sul web girano già i nomi delle future veline. Io sapevo che giravano i nomi delle veline da un mese a questa parte, però vabbè, ce ne sono un paio carine che se la giocano delle brune e un paio carine delle bionde che se la giocano anche loro, per cui in bocca al lupo a chi vincerà. C'è qualcuno che dobbiamo ringraziare per, ovviamente, fermo restando, diciamo, il fatto che tu sia arrivata comunque in semifinale con le tue possibilità e con la tua bellezza, che è evidente. Però c'è qualcuno che ti ha aiutato e ti è stato particolarmente vicino in questo periodo? Sì, intanto ringrazio il mio fidanzato, perché se non era per lui io non so se sarei andata avanti, perché non ci credevo molto. E poi voglio ringraziare Isanna, perché mi ha aiutato a fare lo stacchetto, e Benny che l'ha tagliato. Adesso che la tua corsa verso il bancone di Striscia è finita, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Allora, intanto non bisogna mai arrendersi, per cui le carte ce le abbiamo tutte, vediamo di entrare dalla porta secondaria, no vabbè, scherzo. E si continua, si va avanti, si continua a lavorare, poi ci sono tante richieste, tanti progetti, per cui vediamo di farli un po' tutti. Allora Rossana, noi ti facciamo in bocca al lupo per la tua carriera e ti auguriamo tanto successo. Crepi il lupo, grazie a tutti, ciao.